So I'm Dutch, I'm a doctor, and the Dutch have always survived in history by collaborating. Sono olandese, sono un medico. Gli olandesi convivono e sopravvivono da sempre per la collaborazione che dimostrano. Yeah. And I was really surprised when I came here to Vicenza, which is the first time in my life, this picture was taken today, to see that in the palazzo you have a Van Gogh. E mi ha sorpreso tanto, se arrivare a Vicenza, prendere e fare questa foto qui, l'ho fatta oggi, passando per la piazza e vedere che avete una mostra dedicata al nostro Van Gogh. And then I found out I was even in your newspaper. Poi ho visto addirittura che ero sul giornale di Vicenza so, oggi. So I think I can retire now. Per cui adesso posso anche andare in pensione. So you can say, all right, why did we invite somebody from Holland? E potreste anche dirvi, ma perché abbiamo invitato qualcuno proprio dall'Olanda? Well, it's not the calcio. It used to be, non but that's il calcio. No more calcio. Una volta ci fu una stagione d'oro, ma non è più così. But we have a few good things. The Maglia Rosa this year was olandese. Però, Tom Dumoulin. Due volte la maglia rosa olandese, per cui quest'anno siamo fortunati. And also with the women, this is Anna van der Breggen, also 100% Dutch. Quindi con Dumoulin, con la maglia rosa e poi con la van den Breggen che ha avuto un altro traguardo importante. And then we have tulips. Poi abbiamo i tulipani. Of course, we have cheese, formaggio. Abbiamo il formaggio. And you have to know the Dutch are very advanced. So look at the way this clever transport system that the Dutch have developed to ship this cheese from place A to place B. That's very advanced. E sapete che sono molto avanzati, abbiamo un bel progresso da noi. Vedete che mezzi avanzati per trasportare il formaggio, le forme dal punto A al punto B con una certa precisione. Incredibile. Sì. And we have Parkinson's net. So I will speak a lot about Parkinson's disease today, which is one particular disease. But every time I speak about Parkinson's disease, you can think about any other chronic condition. E poi abbiamo la Parkinson's net. Venendo invece a cose più serie, che è il motivo per cui sono qui. Si parlerà di Parkinson, però ogni volta che sentirete di parlare di Parkinson dovete sapere che poi molte delle caratteristiche sono applicabili a tante altre patologie croniche. And I'm really passionate about Parkinson's disease and I want to share why I'm so appassionato. E mi appassiona da sempre il Parkinson, ma voglio farvi capire perché mi appassiona. And this is the oldest film in the world about Parkinson's disease. This is more than 100 years old. Questo è il video più antico che c'è a disposizione sulla malattia del Parkinson, risale a 100 anni fa. And this is probably the newest film. Questo invece forse è il più recente dei video che ho. This is a man who has Parkinson's disease in a quite advanced stage. È un signore che ha il Parkinson, ha una fase abbastanza avanzata. And you can see how Dutch doctors actually leave their office and see patients in their own environment. E dal contesto vedete come sia frequente per i medici olandesi uscire dall'ambulatorio e rimanere coi pazienti anche in contesti che sono completamente diversi dall'ambulatoriale. And here you can see him on a racing track, so he can still ride a motorbicycle, which I think is incredible. And this is a trialist, which means to go with a motorbike as slowly as possible. E questo è un circuito da motocross. E lui è sempre stato appassionato di motocross, ancora lo fa. Sembra sorprendente perché è malato, però addirittura anche nei punti in cui deve dare un controllo maggiore alla discesa, alla velocità. Lui sa farlo. And you can see how cinematography, video images, have advanced in 100 years. Vedete quanto è avanzata la cinematografia in 100 anni. So this is a very famous patient. He was referred to me because he had severe walking problems, as you can see in this video. Questo è un paziente famoso, dice, noto, mi è stato inviato da altri colleghi perché aveva un grave deficit motorio, come vedete. It is a symptom called freezing, so where the feet are literally glued to the floor, so the patients cannot get their feet off the ground. Si tratta del freezing, detto anche congelamento, in cui i pazienti letteralmente si sentono incollare i piedi a pavimento e non riescono più a muoversi tutto un tratto, a camminare.
But he told me he could still ride his bicycle, which is what all the Dutch people do, of course. Eppure mi ha detto che invece in bicicletta ci sapeva andare, perché da buon olandese lo sapeva fare bene. So we went outside and put him on a bicycle and gave him a little push, and there he goes. It's incredible. Allora siamo usciti, le abbiamo dato una bicicletta, è salito sulla bicicletta, le abbiamo dato una lieve spinta e via. And this was a totally new observation to us. We had never seen this before. E per noi medici si è trattato di un'osservazione completamente nuova, non l'aveva mai visto nessuno nella comunità scientifica. And we were happy he decided to come back and return the bicycle. Siamo stati anche felici che abbia deciso di tornare indietro, perché non era scontato. And here you can see how he actually stands on the pedals. Can you see that? Eppure vedete quanto lui sia in equilibrio sui suoi pedali. E attenzione, attenzione. Un momento, per favore. Uno, due, tre. Hop. And now he's stuck. Ecco, però si ferma. Immobile. Incredibile. So this was published in the New England Journal of Medicine, which is the highest ranked journal in the world. L'hanno pubblicato questo articolo, insomma, sul New England Journal of Medicine, uno dei più autorevoli riviste scientifiche. But it nearly got rejected because the New England Journal of Medicine sent me a letter to say that they couldn't publish the case because he was not wearing a helmet. Eppure lo stavano quasi per scartare come pubblicazione scientifica, perché il New England Journal of Medicine mi ha subito scritto dicendo: non possiamo accettarlo, non portava il casco. Ah. Casco. So we actually wrote a disclosure that it is unwise to ride a bicycle without a helmet. E quindi abbiamo dovuto inserire una manleva in fondo che dicesse, una liberatoria: è imprudente non utilizzare il casco, sappiate. And all the Americans are crazy, of course, but we know this from Donald Trump. Perché si sa che gli americani sono così un po' matti, lo sappiamo anche da Donald Trump. Donald Trump, sì, sì. So this is another patient, an elderly man with freezing. Altro paziente, sempre con il freezing. And this is what he calls his inverted walking cane. E utilizza quello che viene chiamato proprio il bastone inverso. This is what he's built in his garden. Questo se l'è costruito lui nel giardino, creandosi degli ostacoli. This is in his house, but now his wife falls over these obstacles. Questo se l'è fatto a casa, è il problema, adesso ci inciampa la moglie. And he can climb stairs. Mentre riesce a fare le scale, per esempio. And he can still ride a bicycle. E anche lui può andare in bicicletta. So we took this patient to the hospital to show what physiotherapists are trained to do with patients with Parkinson's disease, which is to put tape on the floor at a fixed distance so you can walk. Siamo stati noi a dargli questi trucchi, portandoli all'ospedale, facendogli vedere quello che i fisioterapisti fanno normalmente, mettendo delle strisce di nastro adesivo a pavimento per creare una sorta di sequenza che allora loro percepiscano e riescono ad andare oltre il loro freezing. So what you saw on the video, were you watching? I'll play it again. Non so se l'avete visto, se no lo rimetto. So the normal stripes, which is what the guidelines say, don't work, but the patient, which is the same patient as the previous video, he needs a height. So le strisce che erano predisposte, diciamo, nelle linee guida non sempre sono quelle che servono al paziente. A questo paziente serviva una striscia un po' più altina, quindi l'abbiamo capito. So the patients are really telling us how we should do it better. L'abbiamo capito perché è stato il paziente a dircelo. Sono i pazienti che possono contribuire a migliorare le cose. And this is another patient who is unable to walk. It's the same phenomenon, it's freezing. Questo è un altro paziente sempre con deficit motorio, lo stesso, non al freezing. And he can climb stairs, which we saw on the previous patient. Però fa le scale, come avete visto per l'altro paziente. But now his daughter, who's an artist, has painted the three-dimensional illusion of a staircase on the floor. Pensate che sua figlia, che è un artista, ha creato una sorta di pittura tridimensionale a forma di scale sul pavimento per aiutarlo. And now she's painted these staircases in the house, which is. Quindi gli ha disegnato le scale in tutta la casa. Beautiful. Bellissimo. So people told us, why don't you build these staircases or the stripes
with Google Glass in your field, so you have it always with you. E allora ci è stato suggerito di utilizzare gli occhiali Google, perché non utilizzarli per creare una sorta di camminamento a scale che solo loro possano percepire tramite gli occhiali. And this is molto importante. You always need to work together with patients. So we first asked patients, do you think this is a good idea? Ed è importantissima la collaborazione con i pazienti. Sono loro che ti dicono cosa è utile. Siamo noi che chiediamo loro, pensi che possa esserti utile? And patients said, yes, this is a good idea. So this is the paper that just came out. It's a very new paper. E quindi i pazienti hanno dato la loro visione che poteva essere utile e abbiamo scritto un saggio che vedete qui. And this is the essence. It's called augmented reality. So you have the stripes on the floor and with Google Glass you can make them larger. E quindi si tratta della realtà aumentata che permette di vedere, visualizzare con gli occhiali quegli ostacoli, ma anche di trasformarli così come li vuole il paziente, più alti, più bassi. Or with the doors, you can make it easier for them, make the contrast bigger, so you can walk through the door. O visualizzando delle porte che non ci sono, ma che con la realtà aumentata loro vedono per passare da quella parte. So this is one of the few technical slides, but I will explain it to you. These are the results of the study. Queste sono un po' di slide tecniche, però volevo mostrarvele perché espongono i risultati della ricerca. So what you're seeing is freezing. This is how often patients were having the freezing complaint. Su questo lato abbiamo la frequenza del freezing. Quante volte compare il freezing e li blocca? This is without Google Glass, just a normal condition. Questa è la condizione normale, senza occhiali Google. This is with the bars, just normal stripes in your visual field. E qui ci sono le strisce visibili normali, mi pare che dica. Non ho visto le slide. And this is not better. It's not better. E quindi non migliora. The augmented bars, the three-dimensional bars, was also not working, unfortunately. It was not working. Diciamo quegli ostacoli tridimensionali della realtà aumentata comunque non funzionavano, purtroppo. The augmented staircase was also not working. Anche le scale fatte con la realtà aumentata non funzionavano per questi pazienti che abbiamo individuato. But then we had as a positive control condition listening to an auditory beep. So beep, 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 and this always works. It always works. Poi abbiamo visto che c'è una cosa che funziona sempre ed è lo stimolo uditivo. Un beep continuo. Yeah, un beep. And it also didn't work. Però non funzionava neanche questo. Di solito funziona, non funzionava. So my students said, ah, Santa Lucia Domenica, you know, what is happening? E quindi lamentele degli studenti perché dicevano, ma cosa è successo? Perché non funziona? Santa Lucia Domenica. Sì. And the reason is, this is what, so this is the Google Glass that people were wearing. And look at this ugly device. Questo perché? Perché questi sono gli occhiali Google, vi piacciono? Sono uno strumento bruttissimo. So the reason this isn't working is patients are totally occupied with wearing these huge glasses and they were not focusing on the compensation, they were focusing on the big device. Fatto era che era l'ingombro che dava fastidio al paziente, troppo occupato da portarsi addosso questa cosa che non capiva neanche che cos'era per concentrarsi invece sul cammino, sul passo. So this is an important take-home message that we have learned in our... Ed è un messaggio importantissimo che abbiamo colto noi come studiosi. You can read it. The public you need to work with industry so you can think clever things as a university professor, but you need to work with industry to make handsome solutions for patients. E abbiamo scoperto che è proprio questo che conta. Le soluzioni vanno individuate in una sorta nel settore, certo, la industry la chiamano, però devono essere comode. So this is another example of a solution for patients. This is the Q shoe. So when the shoe hits the floor, there is a switch here that triggers a laser beam on the nose. You see it, and then you can step over it. Questa è un'altra invenzione, che è la scarpa con il comando sonoro, per cui sotto la suola c'è un comando, un
pulsante che si attiva camminando e proietta un laser, un raggio laser che viene utilizzato come stimolo anche quello, e per cui il paziente seguendolo ha l'istinto di proseguire con i passi. And we made these shoes in the hospital, in l'ospedale. And here you can see the female model and the male model. Queste sono scarpe che abbiamo fatto noi, però ecco, questi sono i modelli, diciamo, per uomo e per donna. Ecco. So here you can see how it works. This is a man with Parkinson's, and now the laser is switched off. Però vedete, questo adesso è il paziente Parkinson. Le scarpe hanno il laser disattivato in questo momento. And here they are activated. Poi invece si attivano. You can see it e vedete. Nicely. And now we can walk. Che va bene, cammina. It's much better. Molto meglio così. So now we've done a study, and I will be brief about this. Poi abbiamo fatto uno studio, sarò conciso. This is now in a group, and you can see. I'm not sure if you can read the technical slides. Maybe it takes too much time, but you can see now this is a result published in a very good journal. It works in a group. In a laboratory. Abbiamo visto che questo sistema funziona in un gruppo di pazienti in laboratorio, abbiamo fatto i test e quindi ne abbiamo qua i risultati. And we did another study in the patient's home. Un altro studio l'abbiamo condotto proprio a casa dei pazienti. And you can see this is before queuing and after queuing, and you can see how falls and near falls are actually going down when patients are wearing these shoes in their own home. E abbiamo il prima e il dopo scarpe con comando uditivo, per cui si vede il numero di cadute o di quasi incidenti, quasi cadute, che diminuisce moltissimo con le scarpe addosso. And when you take away the shoes, you can see how the falls get worse again. Poi quando togliamo le scarpe al paziente, si vede che davvero le cadute riprendono. So they may be needed all the time, sempre. Quindi può anche essere che le debbano sempre tenere addosso. But the near falls were actually still better. So maybe patients learn to move more carefully, which is interesting. Però quelle che noi chiamiamo le quasi cadute invece migliorano moltissimo. È come se il paziente si sentisse anche più sicuro e quindi tende a cadere meno. But we actually had a very unexpected complication in this study. Poi però è successa una complicazione imprevista durante lo studio. Because one of our patients, when he was in doing the trial and he was wearing the shoes in a bus, they took him out of the bus because they thought he was a terrorista. Le indossava un paziente, però ha preso l'autobus e sull'autobus non l'hanno, insomma, si sono spaventati perché hanno detto: ma che scarpe sono? È un terrorista. Al Qaeda shoes. Le scarpe Al Qaeda le chiamiamo a volte. So this is really important message, is that Parkinson patients are not terrorists. Però il messaggio importante quindi qual è? Che i pazienti del Parkinson non sono terroristi, no, non è But quello. It's again che non important to work with industry. So now we identified a little company in London who independently made laser shoes, but they look much better. So now we're doing our new studies with these much better shoes. Il messaggio è invece che bisogna appunto collaborare con i settori di riferimento, in questo caso le scarpe, per cui innovando, poi sono gli stessi fornitori, gli stessi costruttori che si rivolgono a noi e hanno proposto adesso questo modello di scarpa molto migliore del nostro. Yeah. So to conclude the first part of my presentation, I think it's really important to have public-private partnerships in healthcare to make things good for patients. Per cui, per concludere questa prima parte, mi interessava far capire che è importantissima la collaborazione tra pubblico e privato nella sanità per rendere le innovazioni possibili. Yeah. What I really like is each patient has their own solution. So this man has got Parkinson's disease and is unable to walk. Quello che mi affascina è che ogni paziente trova la sua soluzione. Questo paziente soffre di Parkinson. And he can cross. You can see that? Però vedete che lui sa incrociare i passi. But this is another patient who looks almost the same. Questo è un altro paziente, gli assomiglia come approccio. And he walks like this. Però nel senso che cammina così lui. Two patients, same problem, different strategy. So this is to me really personalized medicine. Due pazienti, stesso problema, diverse strategie, perché le strategie sono personalizzate.
And he has one other trick which you will never see again. E c'è un altro trucco che non vedrete più poi magari. Look at it yourself. He can touch his temples like this. Si tocca le tempie. It's incredible. E si coordina. So really strange, and you may know that we have deep brain stimulation for people with Parkinson's disease. Magari sapete che si utilizza anche la stimolazione cerebrale profonda per i pazienti Parkinson. And so this man is maybe doing superficial brain stimulation. È quasi come se lui facesse una stimolazione cerebrale superficiale. So the take-home message is that patients are tremendously creative in showing solutions for their disease. Il vero messaggio è che i pazienti sono dei grandi innovatori e propositori di soluzioni per le loro stesse malattie, sono creativi. And there's no need to translate this, you know, compensazione è possibile. Non serve neanche la traduzione. Un problema grande, compensazione. Okay. And I think for me the overall message is I'm a neurologist, I'm a doctor, but I think Parkinson's disease is such a complex disease, you need to treat it with a whole team, and the team includes the patient. Per me il messaggio, io sono un dottore, sono un neurologo, però il messaggio è che il Parkinson va affrontato come team, perché sono molteplici gli aspetti di cui tenere conto. So, now the next question is, how can we make sure that patients receive such good care by doctors and other professionals who understand their disease. Adesso la domanda successiva è capire come però il paziente possa ottenere questo tipo di buona assistenza per la sua malattia. And we published this paper to say that actually we have designed healthcare in a stupid way, and we literally said in this paper we could not have designed healthcare worse. E in questo articolo noi proprio come comunità scientifica scriviamo che per come è strutturata la sanità è stupida, è stata strutturata e concepita male, anzi forse non poteva essere concepita peggio. Because patients are on a, you know, we ask patients to come to the hospital, they have poor driving abilities, they need to sit in waiting rooms for long periods of time, you see the patient in the clinic, which doesn't look like the patient's own home, it's stupid. It's completely wrong. Perché cosa succede nella realtà? Noi vediamo i nostri pazienti in ospedale. Sono persone che già fanno fatica a guidare, che arrivano, sono comunque stanchi, sono seduti e rimangono in attesa, magari per tanto tempo. Noi li vediamo in una clinica che è un ambiente estraneo, diverso da quella che è casa loro. È solo un approccio stupido, non potrebbe esserlo di più. So the patient journey is very complex. Il viaggio, l'esperienza del parkinsoniano è molto complessa. Viaggio molto complesso, sì. And the visit to the ospedale is just a stop. It's just a single stop in a complex journey. It's the Vicenza stazione. E la visita all'ospedale è solo una fermata in quel lungo viaggio. Come fosse la stazione di Vicenza per me oggi, per dire. But it's only a temporary stop, and when you're lucky, your doctor brings you to the railway station. È una fermata temporanea, poi se sono fortunati, no, dovrebbero accompagnarti alla stazione ferroviaria, ma invece loro hanno tutte queste tappe da fare. But then the patient's train leaves, and you see them disappear, and you have no idea what happens next. Ma anche se li accompagni alla stazione davvero, li vedi salire sul treno, si chiudono le porte, cosa succederà di quel paziente? Come sarà il suo viaggio dopo? So I am the medical director of a center of excellence for Parkinson's disease. Io sono il direttore medico di un centro d'eccellenza sul Parkinson. E stazione, eh? Stazione. I run a railway station. Sì, è come una stazione. So we did a trial where we compared my center to two small community hospitals in other parts of the Netherlands, and we thought we would do brilliant. E allora noi abbiamo fatto uno studio per confrontare il nostro centro di eccellenza con due ospedalini piccoli, pensando che ne sarebbe uscito che noi eravamo molto più avanti. Because our model is we see patients, we give advice,
and we send them back to the ospedale Piccoli. Perché appunto noi abbiamo come modello questo di vederli, di dare consulenza e poi deferirli agli ospedali del Piccoli. Piccoli. And it was a negative study. Our center was not better than the small hospitals. E invece lo studio ha dato evidenza negativa, che il nostro centro di eccellenza non era diverso come esperienza dai piccoli ospedali. And the reason is the chain is as strong as the weakest link. So when patients come to the stazione and I give advice, and if I send patients back but nobody follows up on the advice, nobody performs it, nothing happens. And that's why we were not better than the small hospitals. Perché in realtà anche nel nostro caso si tratta quasi di una catena rigida con le maglie fisse, per cui certo noi diamo consulenza, li deferiamo agli ospedali, la consulenza la diamo, loro la portano all'ospedale dove saranno seguiti, ma il follow up chi lo fa? Chi vede poi come va la cura dopo il consiglio dato? What you hope is your doctor will bring you not only to the railway station but coach you on seamless care, on an integrated path. E quindi la speranza è che il dottore non solo ti porti alla stazione intesa come ospedale, ma ti segua in un percorso integrato e in un contesto di compartecipazione. So now we are trying to redesign healthcare and really taking the patient perspective as the start, just like Steve Jobs when he built the iPhone and the Apple. Was listening to what patients would really like or the clients would really like, and in redesigning healthcare, we should not make life easy on doctors, we should make life difficult for doctors and easy for patients. È per questo che stiamo ristrutturando, ridefinendo il sistema sanitario in Olanda. Perché bisogna cambiare prospettiva e prendere la prospettiva del paziente, così come Steve Jobs ha preso la prospettiva del cliente per definire e strutturare i suoi iPhone, no, della Apple, tenendo conto appunto delle esigenze del paziente nel nostro caso. So this is our model of healthcare. This is la casa di paziente, sì, regionale. Ospedale Piccoli, stazione. L'ultimo tratto insomma, dell'intervento precedente era non dobbiamo rendere la vita facile ai medici, la dobbiamo rendere difficile ai medici e semplice ai pazienti. E questa è la piramide dell'assistenza come deve essere, l'assistenza a casa, domiciliare, l'assistenza a quella che chiamano di comunità, gli ospedali piccoli o regionali e quello che è poi per loro la stazione, cioè nel senso l'ospedale più grande. And sometimes there is the nursing home for patients who are in the late stage of the disease. A volte le case di riposo o le case di cura per le fasi più avanzate della malattia. And what you would like to do is organize the whole concept, not just a part of it as we're doing now, but you like to organize the whole concept. Quello che stiamo cercando di fare in Olanda è proprio di organizzare il tutto che lavori in sinergia. Non ciascuna parte individualmente, ma il tutto in un unico contesto. And we think there are three new components which are important. E sono tre le componenti nuove che sono importanti. First is try to treat patients in their own home. Primo, trattare, curare i pazienti a casa loro. Secondo, try to support patients in self-management. Supportare il secondo, il cliente nell'auto, il paziente nell'autogestione. And third, try to deliver care by Parkinson nurses who are much cheaper, who are much better in chronic care than the expensive neurologist. E poi cercare di somministrare le terapie, le cure a partire dagli infermieri, che sono uno strumento, un veicolo molto prezioso, più di noi neurologi, nello stare vicino al paziente. So what you would like is clear criteria when you can keep patients at home, but when the traffic light is red, maybe you need to go up to the next echelon. And if the traffic light is red, you need to go up. And if needed, you go to the stazione, but try to avoid it whenever possible with clear criteria. Ma servono dei criteri chiari, molto specifici, per poter capire fino a che punto si può
curare un paziente a livello domiciliare, e quando il semaforino diventa rosso passarlo e scalarlo al livello superiore e così via, ma il tutto con dei criteri predefiniti. So our new idea is to think about it as a castello with six lines of defense that help to protect you from the impact of the disease on the lives of patients. E per questo per noi il nostro sistema deve essere come un castello con sei linee di difesa, ciascuna che secondo dei criteri poi protegge, tutela la vita del paziente. So this is the out, this is defense line one. If this is breached, you go to the second line or the third line. Valicata la prima, si passa alla seconda linea di difesa fino alla sesta. Come un castello, eh? So the first line of defense is, as a hospital, take responsibility for a healthy lifestyle, try to prevent medical questions. Quindi il primo linea di difesa è proprio l'ospedale che deve cercare di investire in stili di vita salutari prima che poi diventi troppo tardi. And this is a doctor and a patient cycling together. This is a doctor with a patient trying to Questo è un dottore con il suo paziente che cerca di insegnargli uno stile di vita. And this is also for mangiare buono, eh? Anche mangiare bene. Mangiare bene, bene, buono, ok. The second line of defense is, if the patient has a question, maybe he can ask, maybe he can try to solve the problem himself, because you try to educate the patients. E la seconda linea di difesa è il paziente come partner, perché a volte il paziente, se ha un quesito, una domanda, bisogna un po' insegnargli a provare a trovare una soluzione prima da sé. And patient as a partner does not mean that we try to spoil the patients with champagne or luxury products. Ovviamente come partner non significa viziarlo il paziente con lo champagne e il resto, insomma, al contrario. And a patient as a partner also does not mean that we have to give a lot of attention to patients. This patient has a lot of attention, a doctor and six nurses. E avere il paziente come partner non significa neanche, appunto, dargli troppa attenzione in senso negativo, perché questo paziente è circondato da medici di tutti i tipi, and ma non è così. Not the patient who's trying to be the boss. Non bisogna neanche che sia il paziente a comandare. Non comandare, sì. I'm not sure what it is in Italian, but it's to work together on health. And of course the roles are different. As a patient you are dependent and your body is failing, but you can work together on an equal basis to reach the best result. Il segreto è la collaborazione, perché i ruoli ci sono da ambo le parti, sono ruoli però diversi, e il segreto è farli collaborare, pazienti e medici. This is my most popular tweet that I ever put on Twitter. Forse è il più famoso dei tweet che ho mandato su Twitter. Paziente e dottore together. What is together? Insieme. No best. It's I pazienti e i medici insieme conoscono meglio le cose, nel senso hanno una migliore conoscenza. So that also requires a new role for doctors. Questo richiede proprio che anche i medici abbiano un ruolo diverso. And I've given a TED talk once in my life. And thanks to the translator, I found out there is one in Italian with Italian sì. subtitles. Yeah. E tempo fa ho fatto un discorso che, grazie alla traduttrice, insomma, ho scoperto che era sottotitolato anche in italiano e l'ha caricato in quella versione adesso. So in the film I translate from the old-fashioned doctor who is a god. E quindi nel video che cosa si vede? Si vede che io passo dall'essere un dottore Dio che scende dall'alto e impone il suo verbo. 5 metri alto. 5 metri di altezza. Sì, sì. And the patient didn't like it, and the patient hit a reset button. E al paziente non piaceva questa impostazione, per cui ha schiacciato il pulsante d'emergenza. And then I changed from a god, took off my white coat. E allora sono sceso dall'Olimpo, mi sono tolto il mio camice da dottore.
and changed into a guide, into a coach who is helping the patient, making the best decisions. E sono diventato una guida per lui, per aiutarlo a trovare le soluzioni migliori, a prendere le decisioni migliori. And this is a beautiful photo, is when we both took the applause together. He was emotional and I was emotional. It was just a really beautiful moment. E questo è il momento conclusivo, bella questa immagine, mi piace sempre rivederla, dove ci siamo commossi tutti e due. And then you came a prendere l'applauso. And then you came up with the video in Italian, which is incredible. E do poi, we have sound for this? E poi, insomma, è arrivato anche il video in italiano, per cui sono ancora più contento. Se posso mostrarlo. This is the reset button. This is me in my white coat. C'è il pulsante d'emergenza al centro, io che entro col camice. And then I step into the forklift. E poi salgo su questo carrello elevatore. And now angels start to sing. Con un coro di angeli che cantano. This is God rising to 5 meters height. Come se fosse un dio, no? A 5 metri di altezza. And then the patient comes, and many people think that this man is an actor, poi but he's actually a real patient. E tutti pensano che sia un attore, invece è davvero un mio paziente. Paziente veritamente. There. Eccolo lì. But you can read it. Però lo potete leggere anche se non c'è l'audio. Anyway, so if you want to see it, you just type Bas Bloom TEDx and you can find it. Basta comunque che cerchiate su internet, lo trovate subito mettendo il mio nome Bas Bloom e lo trovate anche in italiano. So in this new world, I think doctors should transform from being a god into a guide. In questo nuovo mondo in cui credo io, i medici, i dottori dovrebbero trasformarsi da dei a guide. But in order for this new world, if you want to support this defense line too, self-management, patients require informazione. Però per passare a quella linea di difesa 2 che è l'autogestione, ci devono essere le informazioni. Ecco, bisogna che abbiano le informazioni. And there are many ways of doing it, but one thing that gives us really great pride is Parkinson TV. E ci sono molti modi per reperire informazioni, però uno dei più recenti è quella che abbiamo attivato noi, inventato noi, che è la Parkinson TV. And we have our own studio in the hospital where we broadcast live television to patients once every month about topics which they think is important. Abbiamo una piccola stazione televisiva dentro il nostro ospedale e una volta al mese registriamo un episodio su un aspetto del Parkinson che sia di interesse e di utilità ai pazienti che ci seguono. It is a sort of a talk show setting and patients can ask live questions or they can review missed episodes on the web, which is really beautiful. È un ambiente da talk show per cui invitiamo degli esperti delle discipline varie che possono essere interessate e poi i pazienti possono vederlo caricandolo su internet entrando in Parkinson TV e vedere i vari episodi della televisione. And now we reach in the Netherlands I think our most popular episode was thousands of patients. So instead of speaking one on one with your patient, now you reach thousands of patients in one go, which is really beautiful. E ci ha fatto piacere tantissimo con l'ultimo episodio che è stato visto da migliaia di pazienti. Se si pensa che la stessa informazione per darla a migliaia di pazienti singolarmente impiegherebbe tanto tempo, mentre scaricando un episodio in tanti si sono informati. Yeah. And then we did 6 episodes in English from our studio in Manhattan in New York, which is crazy. E poi 6 episodi li abbiamo registrati in inglese a Manhattan per la televisione anche, insomma, americana. And so you can all, this is all in the public domain, so if you're interested, you can see it. And I think we should, with Daniele Volpe, doctor from Italy here, maybe we should do episodes in Italian. Ed è tutto disponibile, tutto di pubblico dominio, potete entrare in Parkinson TV, ma adesso che c'è anche Daniele Volpi, mi pare che è il collega con cui possiamo attivare questa collaborazione e magari registrarne uno di episodio anche qui in Italia, chissà. So you have seen this slide before, this is the model, so what we now have added is you bring knowledge from the hospital to the patient's home, so instead of asking the patient to come to the hospital, you bring the hospital through Parkinson TV to the patient's home. Con questo sistema della televisione diffusa che diffonde informazioni, siamo riusciti quindi a far sì che le informazioni poi dall'ospedale si calino giù alla base e arrivino al paziente a casa sua. But at the same time, you would like to know if patients are doing well,
So you would like to have a feel for how patients are doing in their home. This relates to the traffic light. You want to know whether the traffic light goes to yellow or to red. Allo stesso tempo all'ospedale serve come sta la base. Quindi gli serve avere informazioni poi di rimando dal paziente per capire come stia procedendo a casa sua, per capire se sia il caso di procedere dall'assistenza domiciliare a seconda dei semaforini, vedere se sia il caso di escalare al passo successivo, ma riportando le informazioni all'ospedale. And we think there are two ways to do that. One is to ask patients to keep a report, but you can do this now on the web, and patients score their own symptoms. Ci sono due modi per farlo: o chiedere al paziente di tenere un suo registro, e si può fare anche online, per cui il paziente inserisce i suoi commenti alle varie voci di un formulario che serve a noi. And if all the answers are good, the traffic light is green, don't come to the hospital. E se tutte le risposte sono positive, e quindi significa che il paziente è ancora a livello verde del semaforino, non serve che torni in ospedale per il controllo. But the other approach is in the future to do this automatico. L'approccio secondo è di rendere automatico questo processo per il futuro. And this is of course can be done with wearable sensors. E questo lo si può fare per esempio con dei sensori che si possono indossare. Just last year we are very proud, we announced a new partnership with Verily, and Verily is the Google Life Sciences, and we've started a huge project in the Netherlands to test the feasibility of the wearable sensors for this purpose. Siamo orgogliosi di aver attivato una collaborazione con Verily, che è una sorta di comunità di scienziati, ma anche affiliata, mi pare di capire, a Google magari, per capire come inventare dei sensori indossabili per i pazienti che possano tornare utili. And this is the Google smartwatch. It's a really handsome watch that measures ECG, mobility, heart rate, skin impedance, autonomic functions. You can't remember all of this. It measures a lot. E questo è un sensore che è quasi una sorta di orologio smartphone, orologio smart ma molto elegante anche, che però misura tutto dalla mobilità, gli impedimenti motori, al controllo, come si chiama, l'ECG, l'elettrocardiogramma. Perfetto. Ecco, sì. Scusa. And it looks elegante, eh? Che poi è elegante, it's anche fa said. La sua figura. Yeah, yeah. It looks like a watch, because sembra un orologio. Remember the laser shoes, remember the Google Glass. This looks nice. Patients like this. Perché se ricordate poi prima gli occhiali Google che erano bruttissimi, questo invece è bello, è piacevole, lo si indossa. So what you eventually hope to create is a dashboard just like in your car, and I think this is an Italian car, right? Alla fine quello che vorremmo attivare noi è una sorta di cruscotto, come immaginando una Ferrari, forse questa o comunque altre macchine, un bel cruscotto. So the data from the Parkinson coach and the data from the watch will come to your dashboard, and if you are low on benzene you can fill it yourself. Sì, per cui a noi medici dell'ospedale arrivano poi i dati dal quello che chiamiamo il coach, la guida, che può essere l'assistente sanitario in loco, oppure dallo stesso orologio, ci arrivino i dati che ci facciano capire, è giù di benzina, facciamo rifornimento. But when this light goes off, then you need to call a professional. Quando non è la benzina, ma c'è invece una spia diversa, allora lì serve l'intervento dello specialista. So what if you need a professional? So we have had the lines of defense, health, self-management, but now you want to scale up. E se serve uno specialista, che cosa si fa? Abbiamo parlato dell'assistenza sanitaria, poi abbiamo parlato dell'autogestione, e adesso vediamo il terzo tipo, l'assistenza professionale. So we think the next step is still the patient stays at home, is still not coming to the hospital, but the hospital comes through you to a telemedicine visit. This could be a video consultation by a nurse. E anche qui comunque noi intendiamo l'assistenza professionale o specialistica, la intendiamo a rovescio, non che sia il paziente ad andare in ospedale, ma l'ospedale che entri nella casa del paziente anche con mezzi tecnologici come la telemedicina, la chiamiamo noi, e quindi delle teleconferenze per potersi vedere anche rimanendo a casa.
Now this is in Norway, but this could be Lago di Como or Lago di Maggiore. Questo è in Norvegia, ma potrebbe essere Lago di Como, Lago Maggiore. And suppose as a patient, if you live here. Supponete di abitare qui ed essere un paziente che ha la malattia del Parkinson. And your doctor works here. E il vostro ospedale è qui. It's horrible. And you need to drive all the way. So we think there are clever ways of bringing the knowledge to the patient's home. È tremendo, no? Cioè pensare di prendere la macchina e andare là in fondo, quando ci sono mezzi molto più rapidi per poter portare le informazioni al paziente, il controllo al paziente. So this is a study that was just published on that examined whether this is whether you can do it, when you can actually bring care through video consultations into the patient's home. This is a new study. E questo è uno studio che abbiamo fatto molto recente per vedere quando si possa in effetti applicare la videoconsultazione per i clienti, per i pazienti. And don't read this in detail, but the message in this slide is the so what they did is they compared patients who came to the hospital long way driving to patients who were at home receiving a video consultation. Il messaggio non serve che voi leggiate tutto, però è semplice. È stato fatto un confronto tra pazienti che abitavano lontano dall'ospedale, quindi dovevano poi fare viaggi lunghi, e pazienti invece che sono rimasti a casa per ricevere le cure. Yeah. And they looked at health outcomes and quality of life, and it was all exactly the same. E la qualità della vita proprio e anche la salute non è che cambi, rimane la stessa. So it's not better, it's not worse, it's the same, okay? Quindi non sto dicendo che sia meglio o sia peggio l'uno o l'altro, sto dicendo che è uguale. But this is really interesting. This is the time spent on going all the way to the hospital. Cos'è che fa la differenza? Il tempo impiegato per andare e recarsi all'ospedale. 255 minutes. 225 minuti. Whereas patients who were sitting at home spent only 53 minutes. 55 minuti, mentre 53 minuti soltanto per chi rimaneva a casa. And out of all this time you were sitting in your car or sitting in the waiting room and only a small proportion is spent with your doctor. Di tutto questo tempo solo una piccola proporzione è il tempo impiegato speso con il proprio medico, tutto il resto è attesa o trasferimento. Whereas here most of your time is effectively spent with your doctor. Mentre qui dei minuti intercorsi con il medico, tutto è verde, tutto è momento passato con il medico. So what I like about the study is we shouldn't over romanticize this. The outcomes are not better, they are the same. Quindi quello che mi piace di questo studio è che non va sovra stimato, nel senso rimane uguale la qualità. Now the next defense line. What happens if you really need somebody in your house? E allora poi passiamo alla prossima linea di difesa. Cosa bisogna fare se invece serve proprio una visita al paziente a domicilio? So now we scale up to the next level. So we invest in home care with education and monitoring, but now we need to scale up. Allora, dopo tutti i nostri investimenti per l'assistenza familiare o domiciliare con l'educazione, l'istruzione, con il monitoraggio in ambulatorio, si scala a livello successivo. And this is ParkinsonNet. Questo è il livello in cui entriamo in scena noi, ParkinsonNet. And this is what we would call defense line number 5. E questa è quella che io chiamo linea di difesa 5. So, the three components of ParkinsonNet is an educated, empowered patient. La rete, che si chiama ParkinsonNet, di cui lui è fautore, si basa su questi tre pilastri. Pazienti che hanno delega di fare, empowerment. A educated professional who understands Parkinson's disease very well. You've seen all the variations and how complex this disease is, so you need an expert in Parkinson's disease. Specialisti che siano molto molto competenti. Avete visto quanto è complessa la malattia del Parkinson, quanto sia multidisciplinare, servono dei medici esperti in Parkinson. E collaborazione? E collaborazione. Ah, bene. So this is Parkinson, this is the Netherlands, Olanda. E questa è l'Olanda.
And all of the Netherlands now has a Parkinson Net, and we have 3,000 trained professionals. Adesso Parkinson Net è attiva in tutta l'Olanda con 3,000 specialisti. What we do is we train the professionals according to guidelines, so we make them really good in understanding Parkinson's disease. Noi formiamo, cosa facciamo? Formiamo i medici sul Parkinson in modo che diventino specialisti di Parkinson nella loro disciplina medica. Then we have annual conferences and regional conferences to train the people even further. Teniamo delle conferenze annuali ma anche regionali per formare ulteriormente i medici. This is the King of the Netherlands who visited us in our 10th anniversary and he's clearly very happy about ParkinsonNet. Questo è il re d'Olanda che ci ha fatto visita, è chiaramente molto entusiasta di ParkinsonNet, come si vede. What we already also strongly believe in, you need to do your training, but you also need to treat many, many patients. So we try to concentrate care among the experts. Quello in cui noi crediamo è che una volta formati, i medici a loro volta a cascata facciano training ai loro pazienti, per cui poi il training continua. And this is a research study in the Netherlands. You can see how each year, in year out, our therapists in our network see more and more patients, so they get better and better and better. It's like an old Italian wine. E questo, un po' come il vino italiano che invecchiando migliora, ci fa capire questo grafico che anche i nostri medici, con il tempo, specializzandosi in Parkinson e visitando sempre un numero maggiore di pazienti affetti da Parkinson, si specializzano sempre più e quindi diventano migliori come il vino. Come una bottiglia di vino italiana, eh? Esatto. Sì. So the other way is we try to connect people, not only at a conference like today, but we try to connect them 24 hours per day, 7 days a week, using a sort of a Facebook for healthcare. Dopodiché non ci bastano le conferenze, per cui i medici vengono messi in relazione gli uni con gli altri anche con degli strumenti tipo Facebook. And this is a very popular, well, see the video yourself, you can type the city, città, specialismo, logopedist. Vedete che questa è l'applicazione che può utilizzare un paziente che soffre di Parkinson in Olanda. Yeah. Clicca, entra, cerca il suo specialista, specialista logopedista, ma che sappia di Parkinson, lo trova nella sua area. Distanza is something you can choose. Si può anche scegliere la distanza. And you can see where people work. Si vede dove lavorano, che ambulatorio, in che clinica. And people introduce themselves so you can see their passion for Parkinson's disease and why they are so keen to help these patients. Ci sono interviste per cui i dottori parlano, spiegano di che pazienti si occupano. The final line of this, so if everything fails, self-management, healthy lifestyle, etc., only then do you come to the hospital, if everything fails. E l'approccio è questo, per cui se poi viene meno tutto il resto, quindi non funziona l'autogestione, lo stile di vita salutare non funziona, mancano tutti gli altri collegamenti, solo allora si va all'ospedale. Which means the hospital now needs to take a new role. Ecco che allora l'ospedale può assumere un ruolo nuovo. So we doctors are good in a diagnosis. So when you develop Parkinson's disease, that's when I am important to make a diagnosis. I medici sono importanti nella fase diagnostica. Lì è il nostro ruolo, diagnosticare il Parkinson. We're also good at very complex interventions, brain surgery, for example. I medici sono poi bravi in interventi molto complessi. Pensiamo per esempio a un intervento al cervello. But for the rest of the time, the chronic care can be done in the patient's home, by nurses, by patients, by asking other patients. Lì non si può fare a meno di noi, ma in quello che è cronico, malattia cronica, lì bastano, nel senso bastano, servono, anche bastano i infermieri, una rete di fornitori di assistenza che non sono medici, ma che servono nella cronicità della malattia. So the rest of my time in the hospital I want to spend my time on educating patients, Parkinson TV, educating professionals, Parkinson Net.
E il resto del tempo quindi io lo posso dedicare, oltre appunto agli interventi da medico, anche proprio a questi interventi che sono l'educazione e l'istruzione del paziente da una parte, l'istruzione dei professionisti, quindi dei medici, dall'altra, con la televisione o con altri mezzi. And of course I want to spend time on research and innovation, to do clinical trials, to develop new concepts, to develop guidelines. Ovviamente poi il resto del tempo mi serve anche per fare ricerca, per fare innovazione, per fare esperimenti o comunque prove cliniche e tutto quello che è studio. So this is the final part. I will just give you an example of how I think the future of healthcare can work. E questa è la parte conclusiva della mia presentazione dove voglio mostrarvi che cosa si può fare per il futuro. So this is a real patient in our hospital who comes to the doctor and he says, "Doctor, should I do sports? Should I do exercise?" Questo è un paziente vero che abbiamo noi nel nostro ospedale che si è rivolto al medico dicendo, "Ma lei pensa che mi farebbe bene fare ginnastica?" Yeah. Now this doctor is a really friendly woman, you can see that. Questo medico è una donna veramente molto simpatica, la vedete forse anche dal viso. But she is not an expert in Parkinson's disease, which is the reality. Most patients will never see an expert in Parkinson's disease. Ma non è un'esperta di Parkinson, è un medico a cui immaginate che i pazienti si rivolgano nella maggior parte dei casi, si rivolgono a medici che però di Parkinson non sono specialisti. So what doctors normally do is they do a PubMed search and they search the literature for evidence. E allora anche i medici che cosa fanno? Fanno delle ricerche un po' pop-up, cioè le trovano un po' su internet, un po' si informano e cercano. And then she finds 1,262 articles, which is of course it's impossible to read. It's impossibile. 1,262 articoli ha trovato questo medico sul Parkinson. Come si fa a leggere 1,262 articoli? Impossibile. So she finds one review which summarizes all these articles. E poi trova una recensione che li riassume un po' tutti. And the problem is, the review says exercise is good for people between 40 and 60. Il problema è che però la review dice sì, la ginnastica fa bene per pazienti tra i 40 e i 60 anni. Who have pure Parkinson's disease but no other problems. Che abbiano puro Parkinson e nessun'altra comorbidità. But Mr. Swearman, the real patient, is 78. He has Parkinson's and diabetes. Ma questo paziente ne ha 78 di anni, non ha solo il Parkinson, ha anche il diabete e tante altre cose. So we don't know. We don't know if exercise is good for him. We just don't know. Per cui come facciamo a dire che gli faccia bene? Non lo possiamo sapere da quello che è l'evidenza. And the reason is in clinical trials we do cherry picking. Perché? Perché anche negli esami, nei test clinici, si fa appunto una selezione, una cernita, come andare a cercano, dicono in inglese il cherry picking, della ciliegina giusta. Selezione di pazienti perfetti. Perfetto, la selezione di pazienti, esatto, selezione mirata. And then the second problem is, we see these patients for maybe 6 months, if you're lucky. Poi il problema qual è? Che magari vedi questi pazienti per 6 mesi, se sei fortunato. Whereas a patient with Parkinson's disease lives with the disease for 30-40 years. Ma il paziente ci vive con il Parkinson per anche a volte 30 anni, 30 yeah. years. Yeah. So it's just a snapshot. È come se fosse fatta un'istantanea di quel momento. Microfoto, eh? Un'istantanea, yeah. Sì. So this is a paper that's really worth reading. È un articolo che vale la pena leggere questo. So this is by Sir Ian Chalmers who Ian. Was speaking about avoidable waste in the research that we are producing. Ian Chalmers che scrive proprio lo spreco evitabile nella produzione e nella rendicontazione dell'evidenza scientifica. And I agree with him. E io yeah. sono d'accordo con lui. So I've begun to get rid of all my own publications, all the work that I've done, I'm getting rid of it. Quindi anch'io mi sto sbarazzando un po' di tante cose che ho letto. Because eventually what you would like to develop, and this is now the hype word, is personalized medicine. Perché alla fine quello che conta è la medicina personalizzata. So this is the goal of this big study with Verily. You've seen the slide before. This is the goal of the study we're doing with Google Life Sciences, is to develop real personalized medicine.
Ed è proprio questo lo scopo dello studio che stiamo conducendo con Verily per personalizzare l'assistenza. Yeah. This is the logo of the study. That's like a fingerprint. It's the personal fingerprint for each patient. L'impronta digitale abbiamo usato come logo perché è diversa per ciascuno di noi. And our goal is to develop, to collect lots of data in lots of patients in extreme detail, including the watch. E lo scopo è proprio quello di raccogliere una base dati molto ampia per ciascun paziente, prendendo anche proprio i dati dallo stesso watch, lo stesso orologio di cui parlavamo prima. Now this is not real yet. This is our dream. So what I'm going to show is my hope. Adesso quello che vi mostro non è ancora realtà, è la mia speranza. So the patient comes to you and he says, "I'm 78, 12 years Parkinson, I'm a man, and I also have diabetes and a myocardial infarction." Arriva un paziente che ha 78 anni, ha il Parkinson da 12 anni, è uomo, ha il diabete e ha avuto un infarto miocardico. And now you can say, what do patients like me do when they start to exercise? Allora bisogna poter dire che cosa succede a un paziente come me. Dobbiamo saperglielo dire. Cosa succede a un paziente se fa ginnastica in questo contesto? And again, this is just a dream. This is not real data. But suppose the data show that exercise is good for patients just like you. Questo è appunto il mio sogno. Però supponiamo che i dati ci dicano che la ginnastica va bene per un paziente così. Then in the future, this young, inexperienced doctor can now be supported by real data and make better decisions. Allora tailored. Anche il nostro medico di prima, nel mio mondo ideale, potrà con un click far capire: sì, lei ha 78 anni, questi sono i dati, questa, la ginnastica è provato che le fa bene. And in this way you try to bridge the gap between the knowledge in the head of experts like me or Dr. Volpe and non-experts, and you make the non-experts look like experts. In questo modo riusciremmo a colmare il divario della conoscenza tra esperti come me, come il dottor Volpi, e i non esperti in Parkinson, che però sono medici come la dottoressa che vedevamo. In the final 2 minutes, I just want to say that what we developed here in the Netherlands, what you have seen. Negli ultimi 2 minuti vi voglio mostrare che quello che abbiamo sviluppato noi in Olanda. So it's present all over in the Netherlands. È diffuso e capillare in tutta l'Olanda. But we now have a first ParkinsonNet network in Germany. Però abbiamo da poco attivato la ParkinsonNet in Germania. There is now a network in California. Ce n'è una in California. Kaiser Permanente, which is really exciting. Siamo molto entusiasti di questa collaborazione con la California. We have just started a network in Norvegia. Ne abbiamo attivata una in Norvegia. Luxembourg. In Lussemburgo. We joined the King and Queen of the Netherlands. Qui abbiamo i reali olandesi che si sono uniti a noi, o noi siamo andati da loro. On a trade mission to the United States, ecco, to Michigan. Con loro siamo andati in una missione in Michigan. And we are starting in November with a training in Rochester. E a novembre l'avviamo anche a Rochester. And what we have learned is that what I've shown to you, the 6 lines of defense, is just like Starbucks. E quello che abbiamo imparato è che le 6 linee di difesa di cui abbiamo parlato assomigliano un po' al concetto Starbucks. So Starbucks has coffee beans, milk, mugs. Che cos'ha Starbucks, questa catena internazionale del caffè? Tu entri e hanno tutti la stessa cosa, dei grandi bicchieroni di carta, dei grani di caffè, il latte. And you like an espresso doppio, maybe? And magari I like a me piace l'espresso doppio. Latte macchiato. A lui il latte macchiato. Yeah. Mm-hmm. So you can tweak the ingredients to what you need. E ti puoi proprio fare il caffè che vuoi. Con quegli ingredienti, no? So we think that this model can really be introduced, hopefully, maybe to Italy. È un modello che secondo noi è utile e valido, che potrebbe essere attivato anche in Italia. And it will be probably different because Italians are not Dutch, of course. È probabile che sia un po' diversa l'applicazione, perché gli italiani un po' diversi dagli olandesi, diciamo, sono anche.
And the final thing is that we've now begun to understand that this works for Parkinson's disease, but I promised you in the beginning, it's not about Parkinson's disease. It's about a new mindset, how we should approach patients with a chronic disease. Ma soprattutto quello che mi interessa far capire, a cui ho accennato all'inizio, è che questa è Parkinson Net, vale per il Parkinson, ma non vale solo per il Parkinson, è una rivoluzione culturale applicabile a tutte le malattie croniche e degenerative, per esempio. So now we just obtained support by the Dutch government to begin and extend our experience in Parkinson's disease to diabetes, rheumatoid arthritis, other chronic diseases. E abbiamo appena ottenuto l'avallo proprio dal governo olandese, e ne siamo contenti, di estendere l'approccio proprio di Parkinson Net anche ad altre patologie come l'artrite reumatoide, come il diabete. And this is my final slide. I just wanted to say that we're not ready. E questa è la mia ultima slide per dirvi che non è finita. It's like the Sagrada Familia. È come la Sagrada Famiglia. It's already beautiful. It's good, but it's far from ready. Una chiesa bellissima, già bella così di per sé, ma non è finita. And the only way to do it is to do it together. And I hope I started in the beginning that maybe with Italian friends and colleagues we can build something even more beautiful. È l'unico modo per completarla e completarla insieme. Per questo lo dico anche agli amici italiani, che magari con la collaborazione si potrà rendere Parkinson Net ancora più bella di quello che è. Mille grazie.